La Fondazione Franco De Marchi si occupa di innovazione sociale e per poter portare avanti questo obiettivo di innovazione sociale realizziamo varie attività sia di ricerca che di formazione. Nell'ambito quindi dell'innovazione sociale per noi ci sono varie aree, qua il welfare generativo che comprende ovviamente il fatto di cercare di fare crescere la comunità che è rappresentata sia da persone adulte che da giovani che da bambini. Quindi il fatto di cercare di fare una formazione a queste persone che sia anche una collaborazione tra di loro, un crescere insieme, per noi è molto importante. E nell'ambito di questo obiettivo, proprio nel progetto Pluralps, noi abbiamo cercato di fare una sorta di sinergia tra giovani del nostro territorio e giovani immigrati, per poter cercare di far crescere insieme le rispettive competenze, perché un altro dei nostri grandi obiettivi è quello di cercare di sviluppare le competenze dei giovani e anche di certificare le competenze che loro hanno. Quindi anche sugli stranieri che arrivano nel nostro territorio, cercare di poter fare in modo che loro esprimano le competenze che si portano dietro dalla loro terra e dalla loro cultura è molto importante anche per far crescere la comunità che poi li accoglie. Quindi, soprattutto per questa ragione, abbiamo deciso di fare parte del progetto Pluralps e di portare avanti delle attività che riguardano proprio i giovani attraverso la produzione di video oppure attraverso anche degli incontri e dei focus group dove questi giovani potevano confrontarsi e quindi anche cercare di formarsi e di crescere insieme. Il progetto Pluralps è un progetto che si colloca all'interno del programma europeo Spazio Alpino Interreg, che è un programma di cooperazione territoriale transnazionale e che prevede la collaborazione di diversi paesi che incidono sull'arco alpino, sullo spazio alpino. Il progetto Pluralps è riuscito a coinvolgere partner da tutti i paesi che in qualche modo incidono sulle Alpi e ha lo scopo di promuovere una cultura dell'accoglienza all'interno appunto delle Alpi, cercando di valorizzarne il territorio e di aumentarne l'attrattività per appunto i migranti, creando un contesto accogliente ed inclusivo. Il progetto si struttura su diversi work package, c'è un work package dedicato all'analisi del contesto per far emergere progettualità, sistemi di rete preesistenti, un secondo work package invece è dedicato allo sviluppo di uno strumento di pianificazione sociale per i comuni delle Alpi che possa essere sperimentato in diversi paesi parallelamente. Poi c'è un work package dedicato a progetti pilota. In ciascuno dei paesi e per ciascun partner è stato sviluppato un progetto pilota territoriale centrato appunto sull'integrazione dei migranti. Infine, un ultimo work package è dedicato alla realizzazione di un white paper per le politiche che possa in qualche modo definire delle raccomandazioni che possano facilitare l'integrazione dei migranti all'interno di questo contesto alpino, prealpino o comunque di carattere rurale. We live in a time of increasing diversity in our societies. Migration is a topic that is not going to go away, and it is a fact that our societies are becoming more diverse in many, many aspects in terms of the population, in terms of living styles, in many ways. And I think it is very important that as societies here in Europe that we find a right way of dealing with this increasing diversity. And a very useful concept, I believe, is the concept of pluralism. Now, pluralism is quite a broad thing. It is also mentioned as one of the values of the European Union. And it can be really a guiding principle for us and our work. One definition of pluralism is given by a researcher in the United States, Diana Eck from Harvard Pluralism Project. And she stresses a very, very important element of pluralism. She says pluralism is not just diversity and accepting the diversity, which is tolerance, accepting that we are all different in one way or another. But we have to go beyond this acceptance. So basically, we have to start engaging with each other. And it should be an energetic engagement with our differences as society. And that involves, of course, people that have moved to our countries recently or that are here since longer. But it's important that we
actively engage with each other, that we create the spaces that allow actually that sort of engagement and that sort of interaction. I giovani che hanno partecipato al progetto sono degli studenti dell'Istituto UPT di Klesse tra i 15 e i 18 anni. Il progetto è stato molto interessante e valido sia per i ragazzi sia per noi che aiutavamo i ragazzi nella realizzazione dei cortometraggi, perché ha permesso un incontro di costruzione di una narrazione di realtà fatta insieme, nel senso che noi non ci siamo imposti con delle sceneggiature o dei temi specifici, ma erano i ragazzi a proporre le loro idee. Quello che è stato interessante è che il mezzo cinematografico ci ha permesso di far riflettere i ragazzi in modo critico sulla realtà e di far capire loro come riprendere una scena, raccontare una storia piuttosto che un'altra, cambiare una battuta o un punto di vista e quindi anche un'inquadratura, muti la percezione della realtà e quindi in realtà la realtà stessa in cui noi viviamo. E questo sul tema della migrazione, secondo me, è una riflessione molto importante che ci ha anche permesso di lavorare in modo intergenerazionale. Per quanto io sia giovane, Razia è invece una generazione molto più avanti rispetto alla nostra, ci siamo resi conto di come un 15enne, un 18enne abbia percezioni rispetto alla realtà diverse dalle mie e come cercare di trovare delle parole comuni per costruire questa realtà diversa.